Partenariato Stesso Return è un'iniziativa che vedrà lavorare per 3 anni 26 soggetti tra università, enti di ricerca, aziende, Dipartimento della Protezione Civile, con un'articolazione nuova rispetto alle precedenti che hanno visto impegnati i soggetti abitualmente dedicati alla ricerca. Perché ci sarà un soggetto capofila, che in questo caso è l'Ateneo Federiciano, quindi l'Università di Napoli Federico II, affiancato da 25 partner che hanno la, diciamo, la condizione di affiliati e che sono ripartiti in 8 SPOC, ogni dei quali affronterà una tematica particolare. 4 di questi SPOC affronteranno i principali rischi dei quali ci occuperemo, e quindi rischi legati all'acqua, alle deformazioni della superficie terrestre, a terremoti e vulcani, e poi rischi connessi all'ambiente. Altri 3 SPOC si occuperanno invece degli impatti che i rischi hanno sulla popolazione e sul costruito. E poi uno di questi 3 SPOC è dedicato alla comunicazione, un tema per noi particolarmente importante, perché riteniamo che con una comunicazione capillare, sistematica, molto più intensa di quanto non sia stato fatto fino ad oggi, si possa addivenire ad una più efficace mitigazione dei rischi, abituando, convincendo i cittadini ad adottare buone pratiche prima, durante e dopo l'occorrere di eventi calamitosi. L'ultimo, l'8° SPOC, invece si occuperà dei cambiamenti climatici. È un progetto che porta a un'agevolazione complessiva di 115 milioni di euro, riguarda tutti i rischi e ha la particolarità che il finanziamento che arriva a questo progetto è al 100% proveniente dal cosiddetto campo 22, che significa riduzione di gas serra e adattamento e mitigazione climatica. Quindi il grande link che dobbiamo sottolineare è quello tra lo studio dei rischi, studio prevenzione, monitoraggio e previsione dei rischi con il cambiamento climatico. Quindi il progetto è così articolato, ha una forte componente di studi e modelli climatici che impattano sui rischi, lo vediamo, l'abbiamo visto in questi giorni, e poi nei nostri studi, nelle nostre ricerche, i metodi previsionali, quelli di monitoraggio e prevenzione, quindi gli interventi di prevenzione, mirano a ridurre i gas serra e a ridurre gli impatti sull'ambiente, che significa poi dare maggiore sicurezza ai cittadini. E questo lo facciamo studiando il rischio da frane, il rischio d'acqua, quindi d'alluvione, il rischio sismico e vulcanico, il rischio legato all'inquinamento ambientale in tutti i sensi, sia quello naturale che antropico, con applicazioni che si fanno in cosiddetti SPOC trasversali riguardanti gli insediamenti urbani e metropolitani, le infrastrutture critiche e l'ambiente in generale. Il senso di far parte di questo partenariato sta nel fatto che i fondi del PNRR hanno questa parte dedicata alla parte, come dire, della resilienza, della comunità scientifica, di come la scienza può essere utile e come la scienza può immaginare percorsi di resilienza. E noi siamo molto contenti che sia stato immaginato la partecipazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che diventa, come dire, un partner che accompagna questi percorsi nella piena libertà di quelle che sono le procedure scientifiche, ma che poi finalizzano nelle azioni di protezione civile.